Io invece mi chiamo Ciriano Rabona, sono docente di farmacologia sperimentale che si tiene al quarto anno, secondo quadrimestre, quindi non conosco quasi nessuno di voi perché ancora ci dobbiamo incontrare. E vi parlo invece dell'altra parte, appunto come ha detto la mia collega, questo corso di laurea in CTF è interdisciplinare, quindi c'è di tutto, da il silico e anche alla ricerca in vitro e in vivo. Questo è il gruppo della farmacologia, probabilmente qualcuno già l'avete incontrato, tipo la professoressa Bianchi che fa farmacologia generale, la professoressa Groman farmacoterapia, CTF e la sottoscritta appunto al quarto anno. Oltre a questi ci sono docenti che insegnano al corso di laurea in farmacia, e corso di laurea in biotecnologie farmaceutiche, laurea triennale in biotecnologie, un po' di tutto. E poi ci sono tantissimi giovani nel nostro gruppo di ricerca, tra dottorandi, postdoc e ricercatori, giovani ricercatori, alcuni dei quali sono attualmente all'estero, come Marco Gargaro che è da 3 anni in America, e Davide è appena tornato dal Canada, insomma è diciamo un gruppo di giovani e di questo sono contenta. I nostri laboratori non sono qui, ma per affinità di ricerca sono dislocati al Polo di Medicina Sant'Andrea delle Fratte e afferiscono al Dipartimento di Medicina Sperimentale. Qui vedete l'esterno, noi precisamente siamo in questo edificio al quarto piano. E questi sono un po' i nostri laboratori, probabilmente sono dei laboratori un po' nuovi per voi che probabilmente avete frequentato finora dei laboratori a taglio chimico, questi sono un po' più a taglio biologico e infatti disponiamo di un laboratorio per culture cellulari dove coltiviamo cellule di origine murina o di origine umana e di 2 grandi laboratori di biologia molecolare dove analizziamo gli acidi nucleici, quindi l'espressione genica, le proteine, i metaboliti. Poi ci serviamo anche di alcune facility in comune con altri gruppi di ricerca, prima fra tutti è lo stabulario, perché noi facciamo sperimentazione in vivo, quindi anche negli animali da laboratorio per riprodurre i modelli patologici per poi testare i farmaci. Di cosa ci occupiamo? L'argomento principale di ricerca di tutto il gruppo della farmacologia è questo enzima che si chiama IDO1, che sta per indolamina 2,3 diossigenasi. Probabilmente qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, si è fatto la farmacoterapia per esempio, è un enzima metabolico che catalizza la degradazione di un amminoacido essenziale che è l'L-triptofano e lo trasforma in una serie di piccole molecole cataboliti, primo fra questo il primo stabile è la chinurenina e poi tanti altri. Loro non sono solo dei meri prodotti di rifiuto, ma sono dotati di immunoattività. Ecco perché è così interessante, perché queste molecole prodotte dall'enzima IDO1 hanno un potente effetto immunoregolatorio. Infatti, quando l'enzima è espresso in particolari immunociti, che si chiamano cellule dendritiche, che hanno il compito di presentare l'antigene al linfocita T, quello che succede, creano una depressione nel microambiente extracellulare di triptofano, un accumulo di questi cataboliti chiamati collettivamente chinurenine, che sono immunoattivi, e questo crea una inibizione di quelli che sono i linfociti T effettori, quelli che mediano la risposta immunitaria. Al contempo, lo stesso enzima IDO, l'attività dell'enzima IDO, promuove il differenziamento di linfociti T, inibitori. Quindi diciamo che quando è attivo questo enzima c'è un controllo negativo sulla risposta immunitaria. Perché è importante questo enzima? È importante perché gioca un ruolo rilevante sia in condizioni fisiologiche, per esempio nel creare degli immunoprivilegi,
per esempio, è molto espresso nella placenta durante la gravidanza e questo serve a tutelare dal punto di vista immunologico il feto che per il 50% esprime degli alloantigeni. Oppure serve a controllare l'infiammazione. L'infiammazione è un meccanismo di difesa, ma non deve essere iperattivata, altrimenti si va incontro ad una condizione patologica. Serve anche a proteggere dalle malattie autoimmunitarie, quando il sistema immunitario risponde in maniera esasperata ad un antigene self. Quindi, diciamo, riveste un ruolo nel garantire l'omeostasi immunologica a livello fisiologico. Vi rendete conto, quindi, come è interessante l'enzima da sfruttare come target farmacologico? E c'è da dire che è molto importante in entrambi i casi, cioè sia quando è molto espresso, e questo lo è anche, non è sempre positiva la superattivazione dell'enzima. Perché? Perché ci sono delle cellule, come le cellule tumorali, come cellule infettate da virus, che si servono di questo enzima per evadere le risposte immunitarie, quindi per nascondersi al sistema immunitario. In questo caso, allora, quello che dovremo fare per agire sul target farmacologico IDO sarà inibire l'enzima. Al contrario, invece, in condizioni patologiche completamente differenti, ad esempio, patologie autoimmunitarie, trapianti allogenici, dove si vuole tenere a bada, sotto controllo, la risposta immunitaria, dobbiamo potenziare l'enzima. Questo target è diventato ancora più importante, qui vedete una figurina simile a quella che vi ha fatto vedere prima la mia collega, ed è il cristallo dell'enzima IDO. È diventato ancora più interessante come target farmacologico dal momento in cui proprio il gruppo della farmacologia ha identificato nella sequenza amminoacidica dell'enzima due sequenze amminoacidiche altamente conservate tra le varie specie, murina, umana, di ratto e così via, che contengono, vedete, una tirosina fosforilabile. Quando fosforilata questa tirosina funge da, si dice, docking site, cioè da punto di aggancio per poter associare altre proteine. E quello che abbiamo capito nel corso degli anni è che l'enzima, proprio attraverso queste due sequenze amminoacidiche fosforilate, può associarsi a partners, noi li chiamiamo, completamente differenti. Da una parte in condizioni infiammatorie, può associarsi alla proteina SOX3 e l'associazione a questa proteina manda in degradazione proteasomica l'enzima. È come a dire che in condizioni infiammatorie non c'è bisogno di questo enzima che deve, diciamo, inibire la risposta immunitaria perché siamo in una situazione di allerta, di difesa e quindi viene degradato l'enzima. Al contrario, l'enzima IDO può anche associarsi ad un altro partner rappresentato dalle fosfatasi SHIP1 e SHIP2 e contribuire al suo perdurare, all'allungamento della sua emivita. Infatti, questo complesso diciamo, induce una sintesi de novo dello stesso enzima. Tutto ciò per dirvi che dell'enzima come target farmacologico non è solo importante l'attività catalitica, ma anche, parlava prima la mia collega, di modulatori allosterici, cioè di molecole che possano magari cambiare la conformazione dell'enzima e favorire l'esposizione di queste due sequenze amminoacidiche in modo tale da favorire l'associazione ad uno o all'altro partner. Vi faccio un esempio, noi studiamo una grande fetta della nostra ricerca, è rappresentata dalla ricerca nel diabete di tipo 1, che è una patologia autoimmunitaria in cui il sistema immunitario attacca le insule pancreatiche e quindi il paziente non è più in grado di produrre insulina. Ora abbiamo caratterizzato il ruolo dell'enzima IDO in questa patologia sia nel modello animale, rappresentato dal topolino NOD, che spontaneamente a un certo punto della sua vita manifesta diabete, sia nei pazienti diabetici pediatrici. Quello che abbiamo visto è che c'è un difetto in questa patologia, a livello delle cellule dendritiche, c'è un difetto dell'enzima IDO1.
Questo difetto è dovuto proprio a questa accelerata degradazione proteasomica dell'enzima IDO, dovuta alle condizioni infiammatorie che caratterizzano la fase precoce della patologia e quindi all'induzione di questa proteina SOX3 che favorisce la degradazione dell'enzima. Essendo altamente degradato l'enzima IDO, che dovrebbe inibire, controllare negativamente la risposta immunitaria, insorge questa risposta autoimmunitaria e quindi è un aspetto patogenetico della patologia. Avendo capito questo, abbiamo cercato in qualche modo di correggere questo difetto dell'enzima in questa patologia. Dapprima l'abbiamo fatto nel modello sperimentale animale. Quello che abbiamo fatto è stato o inibire a valle il proteasoma con degli inibitori del proteasoma che già sono approvati clinicamente, vengono utilizzati per esempio come farmaci antitumorali, e quindi abbiamo provato a capire se per esempio bortezomib, che è un inibitore del proteasoma, poteva in qualche modo ripristinare, correggere questo difetto e quindi ripristinare elevati livelli dell'enzima. E poi abbiamo provato con un altro farmaco biotecnologico, tocilizumab, che è un anticorpo monoclonale che neutralizza l'effetto dell'interleuchina 6, citochina proinfiammatoria, anche questo approvato clinicamente, quindi già utilizzato in clinica, per vedere se con questi due approcci, con questi due farmaci già in clinica, potevamo in qualche modo correggere questo difetto che avevamo caratterizzato nel diabete. Ebbene, quello che siamo riusciti a dimostrare nel corso degli anni è proprio che nel modello sperimentale entrambi i farmaci riescono a curare la patologia nell'animale. È ovvio che non possiamo somministrare questi farmaci nei pazienti diabetici, non subito, no? E quindi quello che abbiamo fatto per quanto riguarda la patologia umana è stato quello di prelevare le cellule del sangue da, tra l'altro, pazienti pediatrici, quindi erano bambini diabetici, prelevare le cellule del sangue, dimostrare che c'era anche in queste cellule un difetto dell'enzima e trattare in vitro queste cellule con tocilizumab. E abbiamo visto che non nel 100%, ma in una buona percentuale di questa popolazione diabetica, il trattamento con tocilizumab può correggere questo difetto di IDO. Tra parentesi, c'è in corso un trials clinico coordinato da un centro a Seattle che vede l'utilizzo del tocilizumab in pazienti diabetici di tipo 1. Quindi non eravamo così lontani dal capire questa cosa. Oltre a, diciamo, caratterizzare un target farmacologico in una determinata patologia, un'altra fetta di ricerca coordinata principalmente dalla professoressa Groman in collaborazione, proprio a testimoniare l'interdisciplinarità della ricerca, in collaborazione con la chimica farmaceutica, quindi con il professor Antonio Marchiarulo, attraverso un progetto europeo, quello di cui ci occupiamo è sviluppare dei nuovi farmaci su questo target farmacologico, che non siano semplicemente degli inibitori catalitici, cioè molecole che vadano appunto a agire sul sito catalitico, ma proprio alla luce di questa nuova attività dell'enzima ITIM mediata, molecole che possano anche influenzare questa nuova funzione del target. Oltre a questo, c'è, dato che il gruppo è molto grande, sempre la ricerca è sempre, diciamo, idocentrata o centrata sul catabolismo degli amminoacidi, ma c'è un'altra parte del gruppo coordinata dalla professoressa Francesca Fallarino in collaborazione con il dottor Davide Matino, che è appena tornato dal Canada e che è un medico principalmente. Quello che stanno facendo è, stanno studiando il ruolo di IDO nella emofilia. Emofilia, lo sapete, è una patologia in cui c'è un difetto nel fattore ottavo, che è uno dei fattori che partecipa all'aggregazione piastrinica. Quindi questi pazienti sono, diciamo, curati cronicamente attraverso una terapia sostitutiva con fattore ottavo. Cosa succede? Che dato che sono terapie molto lunghe, può insorgere in una buona percentuale di questi pazienti una risposta immune che fa produrre degli anticorpi da parte del sistema immunitario del paziente che vanno a neutralizzare il fattore ottavo. Quindi quello che stanno cercando di capire
Francesca e Davide, è come utilizzare l'enzima IRO che controlla negativamente le risposte immunitarie e i cataboliti del triptofano nel bloccare proprio questa risposta immune che porta all'annullamento dell'efficacia terapeutica del fattore ottavo. Sempre Francesca Fallarino studia un'altra molecola che è un recettore AHR, è un recettore diciamo che funge da fattore di trascrizione, ma che è noto, diciamo fino a 10 anni fa era noto come recettore della diossina, quindi diciamo un recettore che capta un po' gli stimoli ambientali. In realtà quello che ha dimostrato Francesca è stato che questo AHR è in grado anche di legare la chinurenina, il catabolita del triptofano, quindi è anche il recettore della chinurenina. E quindi c'è tutta una parte della ricerca volta a caratterizzare i recettori dei cataboliti del triptofano, di cui si occupa appunto Francesca Fallarino. Oltre a questi ci sono tanti altri piccoli e emergenti progetti, di nuovo centrati sull'enzima IDO, per capire il ruolo per esempio nell'obesità, sia nel modello murino che nei pazienti pediatrici, di cui mi occupo personalmente. Poi c'è un altro progetto che invece è focalizzato sullo studio della localizzazione intracellulare dell'enzima. Sappiamo che è prevalentemente a livello citoplasmatico, ma in realtà abbiamo dei risultati preliminari che ci dicono che a seconda della conformazione che assume può anche essere localizzato in endosomi o sulle membrane. E di questo progetto si occupa la dottoressa Maria Teresa Pallotta. Poi, sempre per rimanere nell'ambito del catabolismo degli amminoacidi, non solo del triptofano ma anche dell'arginina, la dottoressa Giada Mondanelli si occupa di caratterizzare questo catabolismo degli amminoacidi nei tumori. E infine un nuovo progetto portato avanti dalla dottoressa Claudia Volpi in collaborazione con Roccaldo Sardella è appunto caratterizzare un cugino dell'enzima IDO1 che è IDO2, che è una proteina omologa a questo enzima di cui ancora però non si conosce molto. Quindi io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione, vi do solo alcune informazioni pratiche per chi fosse interessato a fare la tesi in farmacologia. Noi siamo organizzati in questo modo, facciamo degli incontri regolari per i laureandi che vorrebbero entrare in tesi alla farmacologia, degli incontri collettivi dove ci sono tutti i ricercatori della farmacologia e tutti voi e tutti quelli che sono interessati. A che servono questi incontri? Servono a pianificare eventualmente il vostro ingresso in tesi, proprio perché siamo tanti a lavorare, ma anche gli studenti che ci chiedono la tesi non sono solo quelli di CTF, ma sono quelli delle biotecnologie farmaceutiche, poi c'è qualcuno di farmacia che pensa di fare la tesi sperimentale, quindi proprio per programmare e pianificare. Per partecipare a questi incontri basta contattare la professoressa Ursula Groman e dire sono interessato alla tesi, al prossimo incontro mi può richiamare. E c'è la necessità per chi fa la tesi in farmacologia di accedere allo stabulario per la sperimentazione in vivo, per il quale è necessario sostenere un corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro che fino a poco tempo fa era online. Adesso non so se sono cambiate le modalità, ma ecco, è così. Grazie.